Bentornati sul canale della cultura, letterati e letterati. Oggi introduciamo un nuovo argomento. Parliamo infatti dell'umanesimo. Il sottotitolo potrebbe essere Una nuova concezione del mondo. Il perché lo vedremo subito. Ecco, definire il concetto di umanesimo non è facile, anzi è più complesso di quel che può sembrare. Innanzitutto perché copre un arco temporale non precisamente definito, diciamo tra la fine del 300 e la prima metà del 400. E già sorgono i primi dubbi. Umanesimo o Rinascimento? Proviamo a richiamare le analogie e le differenze tra questi due movimenti artistici. Possiamo innanzitutto dire che le differenze sono soprattutto in ordine temporale. Si parla di un umanesimo nel XV secolo, un secolo dopo di Rinascimento, ma anche differenze, diciamo, artistiche. L'umanesimo riguarda prettamente la letteratura, mentre il Rinascimento ha coinvolto tutte le arti. A prescindere, in ogni caso, si ha una riscoperta della letteratura classica, soprattutto latina. Il ritorno alla letteratura latina si ha anche e soprattutto grazie alle scoperte del Petrarca e ai suoi studi filologici. In un certo senso possiamo comunque dire che l'umanesimo confluì, almeno in parte, poi nel Rinascimento. Lo studio dei classici portò anche a una rottura col più recente passato. È in questi anni che si assiste appunto alla definizione di medietà, con cui ancora oggi definiamo il Medioevo. È anche vero però che gli autori medievali non ignorarono del tutto la letteratura classica, anzi, quello che cambia è il punto di vista. Teocentrico per quel che riguarda il periodo medievale, antropocentrico per quel che riguarda il periodo dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Questi concetti saranno più chiari tra poco. Si passa perciò dal contempus mundi all'ottimismo, cioè dal disprezzo del mondo all'idea che l'uomo sia artefice della propria fortuna, idea presente già nel Decameron, ma di radici molto più antiche. L'attenzione posta nella letteratura classica, nello specifico quella latina, in un certo senso determinò un parziale abbandono della letteratura in volgare, che al contrario aveva trionfato nel periodo comunale. Possiamo specificare meglio in cosa consiste questo antropocentrismo citando due autori, Giannozzo Manetti, autore del De Dignitate et Excellentia Hominis, opera redatta tra il 1451 e 1452. Con Manetti si assiste ad una rivalutazione dell'esperienza terrena dell'uomo, definito da quest'ultimo animale razionale, provvido e sagace, contrariamente alle opinioni medievali che volevano l'uomo come un essere sporco e abietto. Altro autore da citare è Marsilio Ficino, con il quale si assiste ad un ritorno alla filosofia platonica. Nella sua Teologia platonica, Ficino sostiene che in un certo senso l'uomo è simile a Dio, cioè partecipe della stessa essenza divina, nonché creatore egli stesso, pertanto non può essere considerato che positivamente, rispetto soprattutto al resto della natura. Queste nuove idee, che nascono, come abbiamo visto, più in seno alla filosofia che in seno alla letteratura, avranno comunque i loro risvolti letterari. Nello specifico, nella letteratura che fa riferimento a Lorenzo de' Medici, Angelo Poliziano, Jacopo Sannazzaro e Matteo Maria Boiardo. Ma non andiamo troppo avanti, perché questo sarà argomento del prossimo video. Nel frattempo lasciate un like, scrivete tra i commenti cosa ne pensate e noi ci rivediamo al prossimo video.